Signori, ben ritrovati. Stiamo per vivere un momento storico straordinario. Una cosa che a nessun giornalista sportivo è mai capitata nella sua carriera. Direttore, non pensavo aspettasse così tanto il mondiale. Mondiale? Ma quale mondiale? Che poi diciamocelo francamente, una farsa, ipocrita e antiumanitaria, che dovrebbe farci indignare tutti. Un paese... Scommettiamo che se ci fosse stata l'Italia non avrebbe avuto questo slancio di umanità. Certo che usare il direttore e umanità nella stessa frase stona proprio. Insomma, questo mondiale in Qatar fa schifo, ma... Se è vero che dall'etame nascono i fior, da questo mondiale nasce per noi l'opportunità più grande di tutte. Parlare già a novembre di calciomercato e quindi vendere e regalare sogni a tutti i tifosi italiani. Che pareva. Ma quindi, direttore, noi non seguiremo il mondiale? Certo che no, perché mai dovremmo. E per dovere di cronaca? E da quando un giornalista ha il dovere di cronaca? E allora, perché sempre in ottica di calciomercato, che è la cosa essenziale per tutti noi, e le valutazioni dei calciatori potrebbero variare in base al loro rendimento in nazionale. Potreste aver ragione. D'accordo, vi concedo di seguire qualche partita. Gaetano, te ne occupi tu? Sì. Bene, allora. Che devo fare? Ma ricordatevi che la nostra priorità è sempre il mercato. A proposito, social media stalker, di ai tuoi colleghi la bomba di mercato su Kvaratskhelia. Sì, allora in questi mesi Kvaratskhelia ha lasciato continuamente indizi sul suo futuro. Avete visto la sua esultanza dopo un gol? Ah, si fa il gesto di dormire, quindi? Kvara, sono mesi che ce lo sta dicendo. Vuole andare al Bologna. E perché proprio al Bologna? Perché a Bologna c'è la sede legale dell'Eminflex, eh? Al momento è solo una mia supposizione, ma sto cercando altre conferme. Ottimo lavoro! Ma scusate, ma se ci stiamo basando su questo, perché non accostare Kvara al Treviso? Lì c'è la sede legale di Marca Piuma, che è il leader dei Memory Foam. Mi piace! Bravo, createmi una bella lotta mercato tra Bologna e Treviso per Kvara. Bella idea, così si fa. Siate creativi, fantasiosi, questo è il giornalismo che mi piace. Direttore, invece per i rinnovi di Leao e Skriniar, che linea editoriale seguiamo? Ottimismo? L'ottimismo è banale. Invertiteli, Leao all'Inter e Skriniar al Milan, che già si chiama così tra l'altro, eh? Ok, direttore. Allora tutti al lavoro, che parleremo di mercato fino al 31 gennaio, non è bellissimo? Avviva! Sì, fantastico. Oh, Gaetano, ma tu perché ti farai i mondiali? Come, perché? Per l'Italia, no? Ma io con chi lavoro?